Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Se provi e riprovi a truccarti e non riesci a ottenere dei risultati, la prima cosa fondamentale da fare è capire dove stai sbagliando. Inizio col mostrarvi le immagini di questo trucco fatto da una signora over 50, così vi posso spiegare quali sono gli errori che ha fatto e come fare per andare a ovviare a questi errori, quali rimedi ci sono. Come potete vedere, il trucco è migrato, la matita ha sbavato, i colori non sono più definiti, infatti non riesco sinceramente a capire che colori sono stati utilizzati. Che cosa è successo? La prima cosa più importante da fare e che ha portato a questo risultato è sicuramente la mancanza di una base. Infatti, la signora mi ha detto che non ha utilizzato nessun prodotto come base. La base è molto molto importante per permettere al trucco di durare nel tempo. Potete utilizzare come base o un correttore, oppure potete utilizzare il primer che vi permetterà di mantenere, di allungare la tenuta del trucco. Se non volete applicare il correttore su tutto il contorno occhi, vi basta applicarlo solo sopra. Ma una base comunque ci vuole, anche pochissimo pochissimo prodotto, ma è molto molto importante per ridurre quegli effetti che avete visto. Oltretutto, la signora aveva un contorno occhi secco e quindi è molto strano su un contorno occhi di questo tipo che il trucco migri così tanto. Vuol dire che manca proprio la base. Creata la base, poi potete applicare sopra tutti gli altri prodotti. E se notate che il vostro trucco non dura nel tempo, non dura comunque nel tempo, aggiungete, potete fissarlo con un po' di cipria. Questi due step sono fondamentali per creare una base. La cipria non è sempre necessaria, dipende se il trucco dura o non vi dura. Un'altra cosa che si può evitare e che qui salta tantissimo all'occhio è la presenza comunque di colori scuri e credo anche colori perlati. Se ci fate caso, i colori perlati spesso si muovono anche molto di più di quelli opachi. Soprattutto si vede molto questo effetto se il colore è scuro, quindi colore perlato e colore scuro. I colori perlati chiari, quando migrano, si notano molto molto meno. Un contorno occhi più oleoso, ho una pelle grassa, ma ho notato che utilizzando i colori opachi, gli ombretti opachi, il trucco mi dura veramente tantissimo. Però colori opachi chiari, mi raccomando, perché il colore chiaro, se anche migra un po', si muove un po', si nota molto molto di meno rispetto al colore scuro. Infatti la signora aveva utilizzato dei colori scuri e questi, quando migrano, veramente si notano tantissimo. Anche le sbavature si notano tantissimo e se il colore appunto è scuro, vi crea questo effetto pesto dell'occhio. I colori chiari difficilmente vi creeranno questo effetto. Quali colori chiari potete utilizzare? Potete utilizzare o un color avorio, oppure un color rosa carne, un color salmone. Comunque colori che richiamano le tonalità naturali della pelle e ci prenderete sempre perché stanno bene a tutti. Molto molto importante, altro step appunto per far durare di più il vostro trucco e farlo migrare meno, è andare a saturare molto bene il colore. Che cosa intendo per andare a saturare bene il colore? Cioè insistere, insistere quando andiamo ad applicare l'ombretto. Possiamo anche applicarlo più volte, lo applichiamo una volta e poi andiamo a insistere la seconda volta. Se poi vi piace quel tocco luminoso, quel tocco perlato, potete scegliere sempre un colore chiaro, perlato, e aggiungerlo sopra il colore opaco, quindi creare una base opaca e poi aggiungere la luminosità sopra. Se invece vi piace realizzare il trucco con la matita e la matita sbava, come avete visto nelle foto, il consiglio può essere quello di non utilizzare una matita troppo scura o un marrone scuro, va bene. Nero evitatelo perché il nero crea sempre degli effetti, non, soprattutto quando migra,
crea delle ombre che non donano assolutamente, anzi peggiorano la situazione. Se la matita tende a sbavare perché è particolarmente morbida, la matita Kajal, potete applicarla sopra il vostro ombretto, cioè voi applicate il vostro ombretto chiaro e poi sopra applicate la vostra matita. In questo modo la matita durerà un po' di più. Oppure potete scegliere una matita waterproof o a lunga tenuta, che sono quelle che tengono di più. Se fate fatica a valorizzarvi, se fate fatica a ottenere nel trucco il risultato che desiderate, spesso la causa sta proprio nel fatto che state continuando a fare degli step non nella maniera corretta e questo vi porta a non ottenere dei risultati. Se siete curiose di sapere quali sono altri errori trucco che vengono spesso commessi inconsapevolmente e che una volta corretti vi possono aiutare a migliorare il vostro trucco, ho una super sorpresa per voi. Potrete vedere in anteprima esclusiva gratuita due parti di una lezione dedicata al trucco dell'occhio e alla correzione degli errori che spesso si fanno inconsapevolmente quando ci si trucca l'occhio. Questa signora inizierà a truccarsi e io la aiuterò, la guiderò e le farò capire come fare per costruire il suo trucco, ma soprattutto le farò capire dove sta sbagliando e come correggere quello che sta facendo, quindi come fare il passaggio corretto. Vi consiglio di iscrivervi per poter guardare quest'anteprima. Coloro che sono già iscritti alla newsletter riceveranno questa email con l'anteprima che potranno vedere lunedì 16 ottobre, quindi il prossimo lunedì alle ore 21, quindi alle ore 21 o dopo le ore 21 andate a guardare nella vostra casella di posta elettronica, andate a guardare nello spam per trovare la mia email. Se non siete iscritte ma volete vedere le anteprime esclusive, vi consiglio di iscrivervi, vi lascio il link nelle schede, il link nella descrizione del video. Io vi saluto, vi aspetto mercoledì prossimo con un nuovo video di make up. Un bacione, buon make up a tutti, alla prossima, ciao!